Il Paradiso 7, anticipazioni ultimo episodio, a Vittorio, io le tolgo tutto. La settima stagione del Paradiso delle Signore è arrivata alla fine. Venerdì 5 maggio. Rai 1 trasmetterà in prima visione l'ultimo episodio di questo sceneggiato italiano anni 60. Grazie al promo trasmesso nella giornata di giovedì 4 maggio, subito dopo la fine del penultimo episodio. È possibile intuire che cosa accadrà nel finale di stagione. Il segreto di Adelaide e di Sant'Erasmo resterà tale, tenendo sulle spine i telespettatori fino alla prossima stagione. Un'altra cosa che farà tremare il cuore degli spettatori televisivi è lo scontro a viso aperto tra Tancredi di Sant'Erasmo e Vittorio Conti. L'ultimo episodio della settima stagione del Paradiso delle Signore si concentra sulla nuova apertura della Galleria Milano Moda. Maria e Floria si incontrano davanti al grande magazzino milanese per un confronto amichevole. La giovane stilista pugliese trova alquanto strano che loro due stiano diventate rivali sul lavoro. A sua volta, la stilista della Galleria Milano Moda rassicura la compagna di Vito: "Noi due continueremo ugualmente a parlarci e confrontarci come stiamo facendo adesso." Umberto si presenta a Villa Guarnieri per un confronto con la contessa di Sant'Erasmo. Il facoltoso commendatore mette in evidenza che ogni volta che Adelaide torna da un viaggio si porta qualche segreto. A quel punto, la presidentessa del circolo più esclusivo di Milano risponde a tono: "Non ho nulla da nascondere, Umberto." Nel frattempo, Roberto vede Gemma in abito da sposa e, riflettendo su ciò che ha appreso negli ultimi giorni, le chiede: "Non pensi che Marco abbia il diritto di sapere?" L'amazzone Zanatta inizia a tentennare davanti a questa domanda e si ritrova combattuta tra rivelare tutto al suo ex fidanzato oppure sposarsi con il signor Landi. Per mantenere fede al loro patto di mutuo soccorso. Con il cuore a mille, Salvatore invita Elvira a cena e la giovane Venere fa i salti di gioia. Allo stesso tempo, Marcello va da Ludovica per parlare del bacio che si sono scambiati prima della sua partenza a Ginevra. La giovane Brancia lo tratta con freddezza, sostenendo che tra loro due non sarebbe successo nulla.